Signore e signori, buonasera e benvenuti alla terza struttura di Valmontone per questa terza giornata del campionato di Serie B, Girone C. L'Airfire Virtus Valmontone con due vittorie al suo attivo e da capo classifica affronta la Zanella Basket Cefalù, che ha avuto un inizio altalenante, vittoria in trasferta alla prima giornata, sconfitta in casa alla seconda. I ragazzi di Coach Origlio arrivano a questa partita dopo una settimana di allenamenti non certo ottimale. Oggi Coach Origlio dovrà fare a meno di Manuel Caceres, che ha subito un infortunio, e recupera in extremis invece Manuel Carriso dopo una settimana di febbre. I quintetti stanno per schierarsi in campo, vi ricordiamo che ci sarà un minuto di silenzio, quindi a risentirci per l'inizio della partita. Entriamo in cabina di commento e andiamo a vedere le squadre schierate in campo. Nella Virtus Airfire Valmontone il quintetto scelto da Coach Origlio è Guarino, Reali, De Fabritis, Martino e Bisconti. Gli ospiti rispondono mentre in campo con il numero 18 Mollura, con il numero 6 Paparella, con il numero 7 Malagoli, con il numero 21 Sodero e con il numero 11 Giordallosi. Ad arbitrare la partita i signori Nicola Tammaro di Giffoni Valipiana e Vincenzo Di Martino da Santa Maria La Carità. È tutto pronto per questo inizio della terza giornata. Palla 2 controllata da Bisconti per Reali e il primo attacco è dell'Airfire Virtus Valmontone, costruito da Ciccio Guarino per Martino. De Fabritis arriva a prendere la palla, c'è un taglio di Marco Reali che esce dai blocchi, la palla arriva a Guarino, poi si cerca dentro Bisconti che va in uno contro uno con Malagoli. Bisconti si avvicina a Canesso, piede perno, gancio sinistro che non va, il rimbalzo è catturato da Mollura. E ora parte la transizione degli ospiti, subito una penetrazione del numero 21 Sodero che non va a bersaglio e dall'altra parte è Guarino a spingere. Scambia con Martino, aspetta il pick and roll centrale con Bisconti, esce molto bene dal pick and roll, la palla arriva a Reali che si alza dall'angolo, la tripla è corta ma Martino strappa il rimbalzo e concede altri 14 secondi alla compagine biancorossa. De Fabritis, palleggio, arresto, tiro da tre che non va e questa volta è la squadra ospite a ripartire con Losi. Losi si alza ma la palla è corta, De Fabritis a ripartire, non c'è un attimo di pausa in queste mie battute. De Fabritis solo contro tutti va a realizzare in uno contro uno i primi due punti di questa partita, 2-0 per l'Airfire Virtus Valmontone. Ma la palla, ecco Malagoli in uno contro uno con Bisconti che tiene bene il movimento, costringe Malagoli a un tiro forzato ma Marco Reali commette fallo nel prendere posizione a rimbalzo e ci saranno 14 secondi di un nuovo possesso per la compagine ospite. Si incarica di rimettere Sodero da sotto il canestro, la palla arriva per il conclusione di Mollura che va a pareggiare 2-2
In questo inizio Bisconti spalle a Canezzo, affronta nuovamente Malagoli, va in penetrazione, si alza dal centro, non va il tiro di Bisconti, il rimbalzo è controllato dalla squadra ospite che è già dall'altra parte, si alza per un tiro da tre, ma per un tiro da tre Sodero, la palla non va e la rimessa però è in zona d'attacco per la squadra ospite. Primi minuti di mani fredde per i ragazzi di Coach Origlio. Vediamola in difesa, impegnati in questa azione. Ancora Sodero, Martino anticipa bene, ma la palla torna su Sodero. Malagoli chiamato al tiro da tre da posizione centrale, non va, ma ancora un rimbalzo ospite che per un nuovo possesso d'attacco. Paparella gioca il piccherò centrale, si accenta, spara davanti a Bisconti, ancora una conclusione errata, Martino a prendere rimbalzo, Guarino è già dall'altra parte, De Fabritis si arresta dall'arco, tiro corto, il rimbalzo è di Jordan Losi, percentuali bassissime in questo inizio di gara e una bella azione di Marco Mollura consegna il primo vantaggio alla squadra ospite, 4-2 a 7:31 del primo intervallo. Martino aspetta De Fabritis, c'è un movimento sui blocchi, ancora Guarino opposto a Paparella, arriva Bisconti per il piccherò centrale, Guarino gira bene, apre in angolo per Reali che penetra, scarica su Martino, tiro da tre, Andrea Martino con la tripla che porta in vantaggio l'Hellfire, poi Bisconti va a recuperare la palla, Guarino è già dall'altra parte a spingere, ancora in angolo per De Fabritis che penetra, ma l'arbitro ferma tutto perché Bisconti aveva preso posizione, Malagoli lo ha cinturato per impedirgli la ricezione, rimessa in zona d'attacco per la squadra di casa, 5-4 con 6:57 sul cronometro del primo quarto. È Ciccio Guarino che si incarica della rimessa da sotto canestro, la palla arriva a Marco Reali che ha tanto spazio per prendersi una tripla che però non va, il rimbalzo è preda di Mollura, Mollura apre per il numero 11 Losi che però va a sfondare sulla bella posizione di Marco Reali in difesa, Marco Reali ha subito recuperato il pallone sul suo errore precedente andandosi a prendere un fallo di sfondamento. C'è bisogno di asciugare il campo, quindi si perde un pochino di tempo. Oggi qui a Valmontone è veramente una giornata torrida, una giornata di assoluto caldo e allora si può riprendere a giocare con Marco Reali a chiamare il gioco d'attacco, scambia con Martino, la palla arriva Guarino per il consegnato, ecco che i ragazzi di Coach Origlio eseguono, Guarino cerca Reali in angolo, questa volta Reali non tira, riapre ma intercetta tutto, Losi che va da solo in contropiede a realizzare, 6-5 per Cefalù. Guarino è già dall'altra parte, la palla arriva a Bisconti, uno contro uno con Malagoli, Bisconti raccoglie la palla, la riapre su Guarino, arriva De Fabritis, ancora Bisconti in posizione profonda e ancora colto in fallo il centro ospite Malagoli, per lui è già la seconda penalità, Bisconti andrà in lunetta per due tiri liberi e Coach Nardone è costretto al cambio, esce Malagoli al suo posto. Entra con il numero 0 Igor Biordi. Luca Bisconti è in lunetta per due tiri liberi. Raccoglie la concentrazione il capitano biancorosso Bisconti e realizza il primo. Mima il movimento Luca Bisconti che poi va in raccoglie il pallone, 2-2 per il nostro capitano, 7-6, inizio equilibrato con le due squadre che stanno correndo molto ma stanno anche sbagliando molto in attacco, ecco che il pallone Mollura lo ha offerto a
Paparella, si allarga ancora Mollura, Paparella isolamento con Martino, Mollura in angolo, palleggio, arresto, tiro, ancora due punti per Marco Mollura, buono il movimento di palleggio, arresto e tiro, 8-7 per la compagine ospite. Siamo già con De Fabritis che va in ball handling, va sotto il canestro, Biordi cancella tutto e regala la rimessa in zona d'attacco all'Airfire Virtus Valmontone con Antonio De Fabritis pronto da sotto il canestro a rimettere. Ecco che esce Guarino a prendere la palla viene riaperta su De Fabritis, pick and roll con Bisconti, la palla arriva in angolo a Martino, di tocco per Reali, ancora Martino in angolo, tripla di Martino, Andrea Martino, 2 su 2 da 3 per l'ala virtusina, 10-8 per l'Airfire, bello lo scambio Reali Martino, ma ora bisogna difendere, Guarino opposta a Mollura, raddoppia Bisconti che devia la palla lasciando 11 secondi al possesso degli ospiti. Che andranno in rimessa da sotto il canestro, si incarica della rimessa. La palla arriva a Paparella, servito dal numero 21 Sodero. Paparella sull'uscita di Mollura, Biordi ha preso posizione ma non viene servito. Mollura, palleggio, arresto, tiro, alza la parabola e con le mani in faccia di De Fabritis allo scadere dei 24 va a piazzare due punti per il 10 pari. Guarino, De Fabritis, Martino, gioco chiamato, Bisconti non riesce a ricevere, ora sì, Bisconti spalla al canestro, c'è Reali in angolo con tanto spazio, ma la tripla non va, il rimbalzo però è controllato, è stato deviato da Bisconti, la palla è carambolata fuori ed è stata assegnata alla squadra ospite che viene avanti con Paparella, anzi con il numero 11, Losi, Losi che passa sul blocco di Biordi, penetra, scarica su Paparella, Paparella aggredito da Guarino che gli sporca il possesso, l'azione si ferma, Mollura opposta a Martino, si alza da tre, Mollura, e praticamente è Mollura l'attacco del Zannella Cefalù, 13-10, se non andiamo errati è già con la 9, ora Guarino che inventa per Bisconti, Mollura tenta un anticipo falloso e rimessa in zona d'attacco per i nostri colori con il quarto fallo speso dalla compagine ospite, primo fallo per Mollura. Guarino, ecco che c'è qualche difficoltà ma Bisconti prende la palla, viene raddoppiato, anzi triplicato, Bisconti scarica su Reali, la palla arriva a Martino che con un buon movimento riapre per Guarino, in angolo, Guarino non va la tripla, il rimbalzo però è controllato da De Fabritis, Martino per Guarino, gioco da ricominciare con 9 secondi, Guarino che gioca il pick and roll, viene raddoppiato ma Guarino insiste, va in penetrazione, poi scarica ma palla persa da parte del play valmontonese ed ora bisogna difendere perché Cefalù ha la palla per allungare ulteriormente, Biordi a Paparella, Paparella opposta a Guarino, gira intorno al pick and roll, si alza, tira, segna e Coccio Riglio ne ha vista abbastanza, chiama il time out a sua disposizione a 3:24 dalla fine del primo parziale, Zannella 15, Airfire Virtus Valmontone 10.
Non ci sono stati cambi durante questo time out. Quintetti confermati, Coccioriglio ancora con il quintetto di partenza, Zannella che rispetta il quintetto di partenza, Biordi al posto di Malagoli già con due penalità. 5 punti da recuperare per la squadra di casa che ora è in attacco, De Fabriti, San Martino che gli riconsegna la palla, ma la difesa è molto agguerrita della compagine ospite. De Fabritis scarica in angolo per Reali che si alza per la tripla, ancora un errore per Marco Reali, ma Martino recupera l'imbalzo, Reali si arresta sulla riga di fondo, la palla gira velocemente su De Fabritis che batte Paparella e va a guadagnarsi 2 tiri liberi. Oggi percentuale da 3 molto molto bassa per i ragazzi di Coccioriglio, ad eccezione di Andrea Martino che ha 2 su 2, ha segnato solo lui da 3. Ci sono 2 tiri liberi ora per Antonio De Fabritis perché il bonus è speso da parte della compagine ospite e De Fabritis in lunetta ha l'opportunità per accorciare le distanze. A segno il primo dei 2 tiri liberi per Antonio De Fabritis, meno 4 per i padroni di casa. E diventa meno 3 con il 2 su 2 di De Fabritis. Ecco che Cefalù è già dall'altra parte, Paparella in angolo, la palla arriva per la tripla del numero 21 Sodero, 18-12, Sodero ha punito il rientro pigro dei ragazzi di Coccioriglio, più 6 per la compagine ospite. La Virtus Airfire deve però svegliarsi perché la partita sta prendendo una piega che non ci piace perché i ragazzi sono abbastanza molli, soprattutto in difesa, stanno concedendo troppo alle giocate d'attacco della squadra ospite ed ora Bisconti si guadagna un fallo e andrà nuovamente in lunetta per il bonus, a cercare di trasformare il bonus con 2 tiri liberi. Il primo è a segno, 13-18. Completa questo viaggio in lunetta Bisconti con il 2 su 2, ma Cefalù è già dall'altra parte con Paparella che fa tutto il campo, va a realizzare con il fallo di Bisconti. È la seconda volta che sulla rimessa prendiamo un contropiede così, tutto troppo semplice in questo primo quarto per la squadra ospite che è più 6 e Paparella che ha la possibilità di allungare ancora. Ventuno a 14, siamo a 7, più 7 per la compagine ospite, i ragazzi però devono svegliarsi, ora Reali a Guarino, c'è da superare questa difesa molto arcigna, la palla gira velocemente, Reali penetra sul fondo, scarica in angolo per De Fabritis che si alza ma il tiro non va, si lotta a rimbalzo, è ancora Martino il più pronto, la palla carambola 2 o 3 volte, l'arbitro non fischia mai ed ora la rimessa è per la Virtus Airfire in attacco. C'era un fallo clamoroso su Andrea Martino che è stato costretto praticamente a buttare la palla, ma non è stato di questo avviso l'arbitro che ha lasciato proseguire poi una serie di carambole, la palla è finita fuori. Ma è molto aggressiva la difesa degli ospiti, bisogna andare più in velocità, bisogna far girare la palla più velocemente perché altrimenti si dà il modo alla compagine ospite di schierarsi in difesa e diventa veramente difficile andare al canestro. C'è Guarino pronto per la rimessa, esce De Fabritis, si allargano tutti, la palla arriva a Bisconti che dal tiro libero va a realizzare il piazzato del meno 5. Ora bisogna difendere, bisogna dare pressione, ma Paparella ancora una volta fa tutto il campo, serve Biordi, Guarino riesce a deviare. È la quarta volta già che la Virtus Airfire si lascia sorprendere da queste partenze sul consegnato dalla rimessa,
bisogna assolutamente svegliarsi, perché altrimenti, ecco, ancora una dormita colossale, ma questa volta il tiro di Paparella non va da tre, è De Fabritis questa, a rimbalzo, la palla già dall'altra parte, Martino prende la riga di fondo, chiuso dal Mollura, prova a scaricare Martino, ma il suo scarico è per la panchina virtussina. Cambio in casa Airfire, esce Luca Bisconti ed entra in campo con il numero 7 Stefano Saletti. Losi e Paparella scambiano la palla e Paparella che si incarica di superare la metà campo, 5 punti di vantaggio e possesso. Sodero, la palla a Biordi, ribaltamento per Losi che esce, pick and roll ben giocato con Biordi, canestro facile, assist di Losi e canestro di Biordi, più 7 per la compagine ospite. Guarino per De Fabritis, pick and roll centrale, De Fabritis apre per Martino, non si completa il triangolo, la palla arriva Reali che dalla punta riapre su Guarino che finta, fa saltare l'avversario e poi mette una tripla Ciccio Guarino, meno 4, 19 a 23 con un minuto da giocare. Ecco che Sodero ancora a cercare Mollura che supera Martino, si arresta, il tiro è corto, lotta rimbalzo, Martino esce vincitore, va da solo Martino, il cost to cost e il sottomano sbaglia, ma Marco Reali più pronto, la palla arriva a De Fabritis che si apre dalla lunetta, palleggia, resta il tiro che non va, Saletti lotta come un leone e va a prendersi rimbalzo e fallo, grande azione in attacco di Stefano Saletti che ha preso posizione, ha catturato il rimbalzo ed ora due tiri liberi a disposizione. C'è un cambio nel frattempo nelle file degli ospiti, sta entrando il capitano con il numero 32 Giuseppe Terrasi, in panchina va Mollura. Due tiri liberi per Stefano Saletti, la Virtus Airfire ha la possibilità di accorciare questo divario. Il primo tiro non va. Uno su due per Stefano Saletti. 30 secondi, due azioni. Due azioni ancora. C'è Jordan Losi che supera la metà campo, va in penetrazione. Gli viene sporcato il possesso e Saletti che recupera, completa il recupero insieme a De Fabritis. 20 secondi, un tiro, chiamano dalla panchina, palla nelle mani di Ciccio Guarino con 16 secondi da giocare, arriva Reali a portare un pick and roll, Guarino passa, si ripensa, torna indietro, 9 secondi, prende la rincorsa, va in penetrazione, Martino in angolo, si alza per la tripla che non va e termina qui questo primo parziale a Valmontone, la Zannella Basket Cefalù conduce per 23 a 20 dopo il primo parziale, a risentirci dopo l'intervallo. Tutto pronto per riprendere il gioco qui alla terza struttura di Valmontone e andiamo a vedere i quintetti scelti dagli allenatori. In campo per la squadra ospite ci sono sempre Paparella, Losi, Biordi, Sodero e Terrasi. La Virtus Airfire conferma il quintetto che ha chiuso il quarto, cioè Guarino, Reali, Martino, De Fabritis e Saletti. Bell'intervento di Martino che strappa la palla a Terrasi, De Fabritis è in contropiede, riapre su Martino, Martino ci pensa un attimo, si prende il piazzato che viene letteralmente sputato fuori dai ferri della terza struttura, ma Martino va a recuperare il tentativo di contropiede, Guarino si arresta dalla lunetta, il tiro è corto, Saletti lotta rimbalzo, recupera Terrasi, avvio concitato di questo secondo quarto,
nessuno che ha trovato il canestro per il momento. Ed ora c'è una chiarissima violazione di passi fischiata ad Igor Biordi sulla buona difesa di Stefano Saletti, che è entrato molto concentrato in questa partita e veramente sta guadagnandosi la fiducia di Coach Origlio, che prepara sul cubo del campo Alfonso Dianni. Guarino palla per Martino, arriva Reali, si cerca Saletti, non c'è linea di passaggio, Martino palla e giocatori un po' fermi in questo frangente, 7 secondi per tirare, De Fabritis prende la rincorsa, si arresta e poi va ad inventare un canestro difficilissimo Antonio De Fabritis. C'era una chiarissima violazione di passi di Losi non ravvisata dagli arbitri, siamo dall'altra parte. Paparella contro Guarino, passa sul blocco di Biordi, arriva, cerca un layup per Biordi, ma Saletti cancella tutto, c'è un cambio, esce Antonio De Fabritis, falso esordio in questa partita, Alfonso Dianni, numero uno della squadra di casa. C'è cambio anche dall'altra parte, falso esordio anche Daniele Tinto, al suo posto gli fa posto Sodero. Quindi abbassa ancora il quintetto Coach Nardone, che giocherà con praticamente tre piccoli. Vediamo la rimessa che arriva a Paparella, che si alza subito con una tripla che scheggia appena il ferro. Guarino già dall'altra parte, si arresta sul tiro libero e questa volta Guarino va a realizzare il canestro del sorpasso, 24-23 per i padroni di casa, che hanno avuto una buona reazione in questo inizio di secondo quarto. Ora bisogna difendere. Dianni d'opposto al 32 Terrasi, lo marca molto bene, lo costringe a una forzatura, il rimbalzo è preda di Reali che riapre su Guarino, Guarino che si alza da tre senza ritmo, la palla lo beffa, Biordi è dall'altra parte, un 2 contro 1 e Dianni va a cancellare tutto con un intervento strepitoso, stoppa Paparella, ma il possesso rimane ospite con 11 secondi, Losi opposto a Reali, piccherò centrale con Biordi, Losi scarica in angolo, c'è una tripla che non va e Terrasi sbaglia il tapin, lotta furibonda, la palla è contesa e la freccia del possesso previa la Virtus Erfaire, ed ecco che movimenti sui cubi del cambio, entra con il numero 19 Manuel Carriso al posto di Marco Reali, mentre dall'altra parte esce Biordi e torna in campo Mollura. Abbassa ulteriormente il quintetto Coach Nardone, il quintetto ora vede come Terrasi come giocatore più alto in campo, c'è bisogno di asciugare e anche noi ci prendiamo una piccola pausa. Ciccio Guarino a superare la metà campo e chiamare il gioco, ecco che si preparano i vari movimenti, Guarino aspetta l'uscita di Manuel Carriso che riapre su Dianni, la palla gira per Martino, Martino che va in penetrazione, si arresta dal centro della lunetta, Andrea Martino più 3 Virtus Airfire. E siamo dall'altra parte, Losi, ma Martino per evitare il blocco sul pick and roll si allaccia, commette fallo, cambio Virtus Airfire, esce un positivo Stefano Saletti, al suo posto Luca Bisconti, dall'altra parte esce Paparella, in campo è entrato con il numero 14 Lombardo, la palla da Tinto, bellissimo bellissimo assist di Losi sotto le gambe di Bisconti e canestro di Terrasi, tunnel di Losi, ed ora c'è un chiarissimo fallo di Terrasi su Bisconti, lo ha spinto da dietro, l'arbitro lo ha visto, c'è fallo e rimessa in zona d'attacco per la Virtus Airfire, primo fallo anche per Terrasi. Va Guarino
a prendere la palla per la rimessa, quattro uomini in fila sulla linea del tiro libero, si stacca Martino e riceve, consegna per Manuel Carriso, Carriso opposto a Tinto, la palla arriva a Guarino che supera Lombardo, costretto al fallo. No, non è fallo, violazione di passi per Ciccio Guarino. Violazione di passi chiamata dall'arbitro per Ciccio Guarino, 26 a 25. Ora Martino che va a pressare Lombardo, gli sporca il possesso. Rosicchia secondi, l'airfire, ce ne sono 18 per il gioco d'attacco della Virtus, che è riuscita a rimettere il naso avanti in questo secondo parziale. Ora Tinto, Tinto che si muove per Mollura, la palla per Lombardo che va a cercare Terrasi, ma buono intervento di Bisconti e poi c'è un fallo di Lombardo su Carriso. I due hanno qualcosa da dirsi in maniera un po' più accesa del solito. L'arbitro segnala il fallo, tutto rientrato, tutto tranquillo, con Nardone e Manuel Carriso che ci ridono su. La rimessa è per l'Airfire Virtus Valmontone con Martino che consegna a Guarino. Guarino ha superato la metà campo, apre in angolo per Dianni, Dianni riapre su Martino, è in punta Guarino, ecco che Guarino sul lato del campo, la palla arriva a Martino che va in uno contro uno con Tinto, si porta sulla riga di fondo, arriva sotto, bellissima virata di Andrea Martino che va a realizzare altri due punti. Bellissima azione questa di Andrea Martino che si è girato sul piede perno ed è andato a realizzare da sotto, più tre con sei minuti. Ora Losi si ferma, lascia partire un missile da praticamente il parcheggio della terza struttura, il rimbalzo di Carriso, la palla arriva dall'altra parte e Ciccio Guarino in transizione con la tripla del più 6 Virtus Airfire. 5-42, 31-25 per i padroni di casa che hanno risposto con una fiammata in questo inizio di secondo quarto. Ora Mollura va in penetrazione, va a prendersi il fallo fischiato al nostro capitano Luca Bisconti. Cambi da entrambi le parti, esce Andrea Martino, uno sicuramente uno dei migliori in campo della Virtus Airfire, esce Martino, rientra De Fabritis, esce Tinto e torna in campo Sodero dall'altra parte. Sei punti è il vantaggio della Virtus Airfire, ma in lunetta c'è Mollura per due tiri liberi. Il primo è a segno e anche il secondo, 2 su 2, e siamo nuovamente per una azione d'attacco con 4 punti di vantaggio. Guarino supera Lombardo e va a prendersi un fallo, è il terzo fallo di squadra degli ospiti. Molto bravo Ciccio Guarino con queste accelerazioni ad andarsi a prendere i falli degli avversari. È il secondo fallo del numero 14 Angelo Lombardo. La rimessa è affidata ad Antonio De Fabritis, si stacca Dianni e riceve, eccolo Alfonso Dianni opposto a Mollura, aspetta l'uscita di Carriso, indecisione nel passaggio, Sodero recupera tutto, si va dall'altra parte, Lombardo che penetra, ha un'indecisione, la palla a Mollura che si alza, De Fabritis commette fallo, ma c'era stato anche un movimento sospetto di Lombardo con la palla in mano, gli arbitri però hanno lasciato proseguire e due tiri liberi ancora per Mollura per il fallo di Antonio De Fabritis. Il primo è a segno, Mollura continua a non sbagliare dalla lunetta, 3 su 3 il suo score in questo momento ed ecco che ancora 4 su 4 e più 2 per la Virtus Airfire, quasi ricucito il primo tentativo di allungo dei padroni di casa. Guarino, palla in mano, che cerca il piccherò con Bisconti, accelera, poi scarica dentro per Bisconti, un cioccolatino di Francesco Guarino,
trasformato dal nostro centro Luca Bisconti, pick and roll molto ben giocato, Lombardo penetra, Guarino devia, la palla viene recuperata da il numero 11 Losi che tenta ancora un tiro dalla lontanissimo, dormita colossale della difesa, Lombardo raccoglie, ringrazia, mette due punti del meno 2. Ancora un rimbalzo in attacco concesso troppo facilmente che riapre, riporta a stretto contatto la squadra avversaria. Ora Guarino stava per perdere la palla e c'è un movimento, c'è un cambio, torna Paparella, esce Losi, 33-31 dice il tabellone quando mancano 4-17 all'intervallo lungo. Ecco che De Fabritis si stacca ma è Di Anni a ricevere la palla, ci sono 6 secondi, Carriso per Guarino che è in angolo, fa saltare, poi va con la tripla nonostante le mani in faccia, Francesco Guarino riapre il più 5 per Lifefire Virtus Valmontone. Molto ben giocata questa rimessa ma ora bisogna difendere, c'è Sodero seguito da Di Anni che gli strappa la palla dalle mani e va a prendersi il fallo antisportivo. Due tiri liberi e possesso per i nostri colori, bellissima azione difensiva di Alfonso Di Anni che ha strappato la palla dalle mani del numero 21 Sodero ed ora andrà a trasformare questo antisportivo. Ecco Alfonso Di Anni che raccoglie la concentrazione, il primo tiro libero è lungo. E anche il secondo, 0-2 per Alfonso Di Anni, ma abbiamo ancora il possesso successivo affidato alle mani di Ciccio Guarino, opposto al Lombardo, in bonus la squadra ospite, Guarino va in penetrazione, viene spostato, magliette che si tirano, poi Bisconti dentro la lunetta, è sempre lui ad impartire lezioni, a dettare legge, va a prendersi l'ennesimo fallo della partita e andrà in via lunetta per l'ennesimo viaggio. Cambia il centro coach Nardone, toglie Terrasi e rimette Malagoli che ha già due falli a carico, così come Terrasi. Quando Bisconti prende posizione veramente dura per tutti. Il Lunetta, eccolo il nostro capitano che raccoglie la concentrazione, si prepara per questo suo ennesimo viaggio in Lunetta. Il primo tiro libero è corto, primo errore della giornata per Luca Bisconti, terzo consecutivo per i ragazzi di Coscio Origlio. Ancora Luca Bisconti che questa volta realizza, 1-2 per Bisconti, più 6. E bisogna ora difendere, Lombardo opposto a De Fabritis, c'è Guarino che si occupa di Paparella ma la palla arriva a Sodero, sempre inseguito da Di Anni, la palla Lombardo che penetra, si va ad intrufolare, trova un canestro incredibile, Lombardo era chiuso, ha lanciato la palla verso il canestro con molta maestria, la palla è entrata, ora Guarino e Carriso giocano a due, Carriso va al centro della lunetta e Manuel Carriso dall'alto della sua classe piazza due punti dal centro della lunetta ed ora c'è una zona da affrontare per gli ospiti, Sodero per Mollura che batte De Fabritis, poi va a un tiro problematico perché la difesa era collassata molto bene e recupero palla della Virtus Fire, c'è bisogno di asciugare il parquet, vediamo che è a posto così, fa cenno l'arbitro, palla consegnata ad Alfonso Di Anni per la rimessa, più 6 e palla in mano per la Virtus Fire che ha la possibilità di allungare ulteriormente, è sempre Guarino a menare le danze, De Fabritis che esce dai blocchi e riceve, si aspetta ancora il movimento, Bisconti prende posizione, la palla torna a Guarino, arriva Carriso che batte in uno contro uno l'avversario, va al centro e Manuel Carriso piazza altri due punti, più
8 per i padroni di casa in questo frangente. E siamo ora in difesa, la palla arriva a Malagoli che riapre su Paparella che si alza da 3, il tiro non va, la lotta rimbalzo però premia la squadra ospite per l'ennesima volta. Lombardo posto a De Fabritis, Volendling di Lombardo che entra, cerca uno scarico, la palla viene deviata, 5 secondi per concludere l'azione, 5 secondi per concludere questa azione d'attacco con l'Airfire in difesa. Vediamo che la palla arriva a Paparella che supera Guarino, va al tiro e realizza, nonostante il fallo di Guarino, ingenuità questa volta del nostro play che regala un gioco da 3 punti a Paparella. Era stato battuto, ha tentato un intervento da dietro che non è andato a buon fine perché è stato molto bravo il play avversario a realizzare dal semiangolo. 41-35 con la possibilità di accorciare ulteriormente per la squadra ospite. 41-36, meno 5. De Fabritis ha la palla in mano, supera la metà campo sfruttando anche un blocco di Bisconti, ancora un pick and roll, De Fabritis fa tutto da solo e va a realizzare dal semiangolo, più 7 per l'Airfire Virtus Valmontone. Siamo già a difendere, c'è sempre in zona la compagine di coach Origlio, c'è Guarino che bracca Sodero, Mollura mette la palla a terra, va in penetrazione, trova un canestro incredibile. Mollura che era finito nell'imbuto ma è riuscito con un gioco di prestigio a trovare il tabellone e a trovare i 2 punti del meno 5. Ecco Guarino che passa sul pick and roll, riapre su Dianni da posizione centrale, Alfonso Dianni fa esplodere la terza struttura, più 8 per la Virtus Airfire, ma dall'altra parte Mollura che tenta di restituire Pamper Focaccia ma sbaglia, Carriso recupera, Guarino spinge la transizione, riapre su Manuel Carriso, c'è Bisconti che ha preso posizione, eccolo opposto a Malagoli, scarica dall'altra parte per Dianni, ancora su Bisconti che secondo noi aveva subito una spinta ma noi siamo un po' troppo di parte, persa per la Virtus Airfire. Cambio, va a prendere fiato in panchina il nostro capitano Luca Bisconti, al suo posto torna Stefano Saletti mentre rientra in campo Losi al posto di Lombardo per la squadra ospite. 52 secondi da giocare, più 8 per i nostri colori, con Paparella a chiamare il gioco d'attacco. Guarino è opposta a Paparella, esce Losi opposta a De Fabritis, la palla gira sul pick and roll, Losi che poi tenta uno scarico ma lo scarico finisce sulla prima fila della tribuna ed è palla recuperata, torna Reali per quest'ultimo possesso, esce Alfonso Dianni, torna e c'è anche time out chiamato da coach Origlio e noi ne approfittiamo per prenderci una piccola pausa. Rimessa in zona d'attacco per la compagine ospite, ecco che la palla gira su Paparella e devia De Fabritis, lascia 3 secondi
alla squadra ospite per tirare. C'è Paparella che si incarica della rimessa, sono tutti appiccicati, ecco che Paparella che cerca un tiro da molto lontano, non va, il rimbalzo di Guarino, ultimo attacco della Virtus Erfurt in questo primo tempo con Ciccio Guarino che supera la metà campo, offre a Manuel Carriso, c'è un pick and roll centrale che è Guarino che finta il tiro da tre, va in penetrazione, fa saltare qualche giocatore, riapre su Reali che non va, ma Saletti lotta a rimbalzo, la palla carambola, va fuori, ma la rimessa è Virtus Haifai con ancora uno strepitoso intervento di Stefano Saletti a rimbalzo offensivo. 4 secondi, c'è la possibilità per fare un ultimo tiro per i nostri colori, c'è Manuel Carriso che è pronto sotto il canestro a rimettere la palla. Ecco che l'arbitro consegna la palla a Manuel Carriso, esce De Fabritis che si alza con un tiro aperto e va a piazzare la bomba fin di sirena che chiude questo primo parziale con la Virtus Erfurt a più 11, 49 a 38 è quello che dice il tabellone. A risentirci dopo l'intervallo lungo. Rientriamo in cabina di commento per questo match tra la Virtus Erfurt Valmontone e la Zannella Basket Cefalù. Andiamo a leggere qualche parziale del primo tempo. Nell'Erfurt Virtus Valmontone abbiamo Guarino a quota 11 con 4 su 5 dal campo e 5 assist, Alfonso Dianni a quota 3, Marco Reali a quota 0 con 0 su 6 da 3, Stefano Saletti a 1, Antonio De Fabritis a 11 con 4 su 7 dal campo, Andrea Martino a quota 10 con 4 su 5 dal campo e 5 rimbalzi, il capitano Luca Bisconti a quota 9 con 5 su 6 ai tiri liberi e Manuel Carriso a quota 4. Non sono entrati Carlo Salamo e Leonardo Di Francesco. Per la squadra ospite abbiamo Igor Biordi a quota 2, Emiliano Paparella a quota 8 con 3 su 9 dal campo, Riccardo Malagoli a quota 0 con 0 su 1, Jordan Losi a quota 2 con 1 su 3, Angelo Lombardo a quota 4 con 2 su 2, quindi Mollura a quota 15 con 5 su 8 dal campo e 3 rimbalzi, Guglielmo Sotero a quota 5, Daniele Dinto a 0 e Giuseppe Terrasi a quota 2. È tutto pronto per riprendere a giocare, in campo ci sono Paparella, Losi, Mollura, Biordi e Sotero. Per la squadra ospite, per i padroni di casa in campo ci sono Guarino, Reali, Martino, De Fabritis e Bisconti. Si sta difendendo ora per la Virtus Erfurt il primo possesso della Zannella Cefalù con Biordi che va in area, supera con un bel movimento spalla a canestro Bisconti e va a realizzare il meno 9, 49 a 40. Prova ad allungare la difesa coach Nardone che ha messo Paparella ad asfissiare Guarino, ora però Guarino piazza un bel brocco per Martino che però sbaglia la penetrazione, poi va vicino al recupero.
La rimessa è per la compagine ospite, con Paparella che si incarica, la offre sull'Osi, i due scambiano la palla, supera metà campo Paparella, gioco pugno, la chiamata, ecco che esce Sodero, cambio accettato anche da Marco Reali, Sodero mette palla per terra, Guarino tenta l'anticipo, la palla va dentro per Biordi che ha un mismatch con Martino, Biordi raccoglie l'heli up di Paparella, realizza, subisce il fallo e ne avrà per tre. Inizio molto promettente questo della squadra ospite che ha piazzato un 4-0 ed ora ha la possibilità di accorciare ulteriormente con Biordi che trasforma il tiro libero aggiuntivo, meno 6. Marco Reali supera la metà campo, offre a Martino, ecco che Guarino ora ha la palla in mano, aspetta l'uscita di De Fabritis, opposta a Sodero, De Fabritis palla ferma in questo momento, Guarino per Reali, Reali fa saltare, poi va dietro la scheda per Bisconti che si alza dalla media, sbaglia, il rimbalzo è calcolato da Mollura, parte la transizione ospite con Paparella che va in penetrazione, Reali è molto bravo a prendere posizione, si prende il fallo, recupera la palla Marco Reali e offre un nuovo possesso ai suoi compagni di squadra. Inizio un po' in fotocopia questo del terzo quarto di gara, come inizio l'inizio di questa partita, con una Virtus Fire un po' svagata che sta concedendo un po' troppo alle iniziative della squadra ospite. Ecco che De Fabritis ha rimesso per Marco Reali, Marco Reali scambia con Martino, si aspetta l'uscita di De Fabritis che riceve, la palla arriva nelle mani di Guarino che cerca Bisconti, Bisconti viene pressato, è molto lontano dal canestro, la palla arriva a De Fabritis che finta, si alza con il palleggio, resta un tiro che non va, ma Luca Bisconti ha preso posizione e realizza il tap-in che riporta a più 8 i colori, va ancora Biordi che va a spalla a canestro, questa volta sbaglia, De Fabritis recupera, vola dall'altra parte, Reali per Guarino che è tutto solo, tiro aperto di Ciccio Guarino che continua il suo personalissimo show da 3, più 11 Virtus e Fire. Paparella gioca il pick and roll, entra e poi con un bel sottomano sinistro va a realizzare, questa volta un po' molla la difesa di Guarino e Bisconti su questo pick and roll. Passiamo dall'altra parte, Guarino offre a Reali, non si chiude il triangolo, ancora Guarino che finta il tiro, va dentro, cerca uno scarico, deviazione, rimessa in zona d'attacco per la squadra padrona di casa. C'è Marco Reali che recupera la palla, la offre a Bisconti, Bisconti che si muove palleggiando, Bisconti che si gira, un movimento da guardia, va dentro in terzo tempo, sbaglia, Mollura prende il rimbalzo, la palla è già dall'altra parte con Paparella, ma Guarino ha preso posizione, si cerca ancora Biordi che va a commettere violazione di passi sulla bellissima difesa questa volta di Luca Bisconti. Marco Reali supera questa metà campo, siamo più 9, palla in mano per la squadra padrona di casa, Guarino aspetta l'uscita di Reali De Brocchi, Reali che ritorna da Guarino, non c'è la linea di passaggio per Martino, per Bisconti, De Fabritis penetra ma il numero 11 Losi gli strappa la palla dalle mani, poi va in sottomano a sbagliare, c'è la lotta a rimbalzo, sbaglia anche Sodero e poi Bisconti cancella tutto, siamo con Martino in attacco, arriva Bisconti a rimorchio, mette la palla a terra, va in uno contro uno, si gira, realizza e questa volta aveva anche subito fallo, l'arbitro non solo dello stesso avviso, Bisconti ha realizzato altri due punti, nel frattempo c'è un fallo di Antonio De Fabritis su Sodero e Coach Origlio è costretto al cambio, esce Antonio De Fabritis al suo secondo fallo, torna in campo Manuel Carriso.
6:27 da giocare, 56-45 per i padroni di casa. La palla che gira nelle mani di Paparella, arriva all'Osi, ma Bisconti intercetta il tentativo di pick and roll con Biondi. Siamo dall'altra parte, in penetrazione, assist di Marco Reali e canestro di Andrea Martino, più 13. La Virtus Erfurt ora prova ad accelerare, vediamo in questa azione difensiva. La palla arriva a Paparella, pick and roll con Biordi che viene servito dal lob. Biordi ha chiuso, ma è molto bravo a svicolare dalla riga di fondo ed andare a piazzare un bel canestro. Ma ancora Reali con l'assist, bravissimo Martino, sotto la, dietro la schiena per Luca Bisconti, più 13. Bella azione questa, con tre passaggi, Reali, Martino, Bisconti per il più 13 con 5:35 sul cronometro. Fallo di Marco Reali che si allaccia all'Osi e non gli dà la possibilità di uscire dai blocchi. C'è time out chiamato da coach Nardone e ne approfittiamo anche noi per prenderci una pausa. Si riprende con 17 secondi per il gioco d'attacco della squadra ospite. La rimessa è finita nelle mani di Mollura. Sodero tenta finta, tiro da tre, poi sbaglia il passaggio perché Bisconti lo devia. La palla è a Guarino, siamo dall'altra parte. Ecco che Guarino chiama il gioco, poi parte, scambia con Bisconti. Bisconti a spalla a canestro, riapre su Martino che con una finta fa saltare Sodero e poi va a, lo batte e si va a prendere il fallo. Rimessa per la Virtus Hellfire in zona d'attacco e va a prendere fiato in panchina Ciccio Guarino. Torna in campo Antonio De Fabritis nel primo riposo che viene concesso a Ciccio Guarino sul più 13. Ecco che Carriso scarica su De Fabritis, la palla arriva dentro a Bisconti, ritorna fuori Carriso che apre per Martino. Martino prende il centro della lunetta, il tiro è corto e non prende neanche il ferro. Infrazione di 24 secondi della Virtus Hellfire. C'è stata questa volta, la palla ha girato anche bene ma non è stata trovata una buona conclusione perché Andrea Martino dal centro dell'area non è riuscito neanche a scheggiare il ferro. C'è bisogno di asciugare il parquet, come abbiamo già detto in precedenza fa molto caldo oggi qui a Valmontone e quindi c'è continuamente bisogno di far ricorso agli inservienti per asciugare il parquet della terza struttura. 60-47 a 4:57 dal termine di questo terzo quarto e l'arbitro è pronto a riconsegnare la palla nelle mani degli ospiti con Paparella che si accinge a superare la metà campo opposto a De Fabritis. Per un attimo perde la maniglia ma Paparella apre su Sodero, Sodero che contro Carriso, la palla arriva all'Osi che si alza senza pensarci un attimo, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è controllato da De Fabritis con l'aiuto di Bisconti, superata la metà campo, Reali a Bisconti, Bisconti in posizione centrale, poi gioca alto basso per Martino che sguscia sulla riga di fondo, sbaglia, recupera il rimbalzo e poi va a realizzare ancora Andrea Martino il più 15
per i ragazzi di Coccioliglio che ora sono impegnati in difesa. La palla arriva a Biordi che finta, poi si butta e scarica un bel assist per Mollura che realizza con il terzo fallo di Antonio De Fabritis, quindi gioco potenziale da tre punti per la compagine ospite. Esce Luca Bisconti e torna in campo Stefano Saletti. È il terzo fallo per Antonio De Fabritis, ma da sottolineare la bella iniziativa di Igor Biordi che ha preso una buona riga di fondo per andare poi a scaricare un bell'assist per Mollura che ha raccolto, ha realizzato e ha però non completa il gioco da tre punti perché sbaglia il tiro libero a disposizione. Marco Reali a chiamare la transizione offensiva, eccolo che batte, bellissima azione di Marco Reali che con le quattro ruote motrici va in penetrazione a realizzare e si va a prendere anche il fallo del numero 11 Losi. Quindi potenziale gioco da tre punti per Marco Reali e Losi al suo secondo fallo personale va in panchina. Va in panchina e viene richiamato in campo Lombardo con Marco Reali in lunetta pronto per la trasformazione del tiro libero. Ne approfitta Coccio Nardone per un cambio, fa il suo esordio in questa partita il numero 15 Alessandro Florio, in panchina va Guglielmo Sodero, Marco Reali dalla lunetta sbaglia ma Saletti è lì a realizzare, a catturare il rimbalzo, la contesa premia la Virtus Hellfire. Quindi nuovo possesso per i ragazzi di Coccioliglio, Marco Reali non ha trasformato dal tiro libero, ma Stefano Saletti è stato bravo a recuperare il possesso. La Virtus ha 15 punti di vantaggio e palla in mano in attacco con Antonio De Fabritis pronto alla rimessa. La palla arriva nelle mani di Andrea Martino che esce dal quarto di campo, poi offre a Carriso che sbaglia ma ancora Saletti che riapre, Martino che mette palla a terra, va spalle a Canezzo, si fa spazio, poi va sulla mano mancina ma Biordi è molto bravo a stoppare e cancellare tutto. Quindi bella azione di Marco, di Andrea Martino che si era liberato bene ma Igor Biordi con una bella stoppata ha cancellato tutto ed ora palla persa sulla rimessa, c'è Paparella che spinge la transizione e c'è un fallo di Manuel Carriso che cercava di recuperare la palla. La rimessa è, ci sono due tiri liberi per il bonus speso per Paparella. Stiamo vivendo una fase di gara molto spezzettata, ci sono molti falli in questo momento e continue interruzioni anche per asciugare il parquet. Paparella è pronto in lunetta per un 2 su 2, più 13 per la compagine di Valmontone, 64 a 51 dice il tabellone. È tornato in campo Terrasi ed è uscito proprio Mollura. Marco Reali a portare palla opposto a Lombardo, Reali supera la metà campo, aspetta il movimento dei compagni, poi ecco che serve Antonio De Fabritis, esce pure Manuel Carriso a prendersi la palla, pick and roll con Saletti, ultimi 9 secondi, la palla arriva a Martino che va in uno contro uno, penetra, scarica per Carriso, la palla viene riaperta, tenta il tiro Saletti, è corto, si lotta a rimbalzo, esce Lombardo che spinge la transizione,
attacco ancora farraginoso della Virtus e Fire, ma Saletti ancora molto pronto a recuperare l'ennesima palla di questa sua partita. Marco Reali non se la sente di servire Martino, va da De Fabritis che gioca a due con Saletti, si arresta per il tiro, c'era un fallo non rilevato ma Martino ha preso il rimbalzo, la palla arriva a Carriso che sbaglia da tre, il rimbalzo è di Biordi. È una fase di gioco molto convulsa, le due squadre stanno sbagliando molto, ma tant'è, ecco che Paparella serve Florio che prende una tripla corta e De Fabritis supera la metà campo, predica calma coach Origlio e Marco Reali entra nel gioco con 15 secondi sul cronometro, pick and roll centrale con Saletti, palla riaperta, De Fabritis finta, va a centrare, assist per Saletti che sbaglia ma è pronta a recuperare il suo rimbalzo, sbaglia nuovamente. Ma si porta a casa il fallo di Igor Biordi, andrà in lunetta con due tiri liberi. Cambio nelle file della Virtus Fire, entra Alfonso Di Anni, al fargli posto è Andrea Martino che esce applaudito dal pubblico. Secondo fallo per Igor Biordi. Con Stefano Saletti al suo secondo viaggio in lunetta della giornata, eccolo che raccoglie la concentrazione, il primo tiro libero non va. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo controllato da Biordi che offre a Paparella, momento un po' così della partita, la Virtus sta facendo fatica a realizzare. Ora De Fabritis interrompe l'azione d'attacco sporcando il possesso, ci sono 13 secondi per completare questa azione d'attacco. Lombardo che finge di attaccare Reali, torna da Paparella che parte chiuso da De Fabritis, la palla è ancora fuori, Lombardo 5 secondi, si alza, il tiro è corto, Manuel Carriso fa buona guardia, raccoglie rimbalzo in difesa, Marco Reali a superare la metà campo, offre a Carriso, Carriso che prende rincorsa, manda via Saletti, poi è contro Biordi, si apre su Reali, Reali sfrutta il pick and roll, la palla arriva a Di Anni, ancora Reali che va in penetrazione, apre su Carriso che mette la palla a terra, cambia lato per Di Anni che è tutto solo, da tre, il tiro non va però, la palla è già dall'altra parte con Paparella ben contenuto da De Fabritis, scarica su Florio, Florio che riapre su Paparella, sono ben accoppiati in difesa i ragazzi, c'è il pick and roll con Biordi, cambio accettato, ancora nuovo cambio con Carriso che tocca il pallone, c'era una infrazione di Paparella non rilevata dagli arbitri, Carriso recupera rimbalzo per De Fabritis che si arresta sulla riga da tre, Reali per Di Anni, Di Anni per Carriso. Mancano 50 secondi alla fine di questo quarto, Carriso palleggia resto, tiro e va a prendersi il fallo di Igor Biordi che aveva stoppato, chiamata un po' al limite questa degli arbitri, dobbiamo essere onesti, ed ecco il cambio, esce Antonio De Fabritis ed entra in campo il numero 18 classe 2000 Leonardo Di Francesco. Coach Origlio dà spazio ai suoi giovani in campo per la rifare, abbiamo Reali classe 95, Saletti e Di Anni classe 97 ed ora anche Leonardo Di Francesco classe 2000 in lunetta, però c'è il sempreverde Manuel Carriso che va a sbagliare il primo tiro libero. Uno su due per Manuel Carriso, doppio cambio chiamato da Nardone, tornano in campo Sodero e Losi, escono Paparella e Florio. 46 secondi, più 14 per la Virtus Airfire. E la palla viene giocata da Sodero, opposto a Carriso, Biordi va a prendere posizione, la palla arriva su Lombardo, opposto a De Francesco, ecco che esce Terrasi, la palla gira su Losi, 9 secondi, 8, arriva il pick and roll di Biordi, Losi penetra, arresto, tiro che non va, il rimbalzo è di Leonardo Di Francesco che offre a Marco Reali,
La palla arriva nelle mani di Carriso, chiama un tiro coach Origlio, vuole lasciare pochi secondi nelle mani degli avversari, c'è pochissima discrepanza tra i due cronometri, ecco che Di Francesco riapre su Reali, Reali penetra, torna su Carriso, 4 secondi, Carriso si alza da 3, ma il tiro viene letteralmente sputato fuori dal ferro, non c'è più tempo, va in archivio un non bellissimo terzo parziale, ma va in archivio con la Fire Virtus Valmontone avanti nel punteggio per 65-51. Sui parziali Virtus Airfire Saletti 1, Carriso 5, Reali 2, Guarino 14, Bisconti 15, Diani 3, De Fabritis 11 e Martino 14, 4 in doppia cifra per coach Origlio. Dall'altra parte Terrasi 2, Sodero 5, Mollura 17, Losi 2, Paparella 12, Biordi 9, Lombardo 4. Si riprende a giocare il possesso ancora della squadra ospite, che è in campo con Losi, Lombardo, Malagoli, Terrasi e Sodero. La Hellfire è in campo invece con Reali, Di Francesco, Diani, Carriso e Stefano Saletti. Consegnata la palla per la ripresa, subito Lombardo ad attaccare Di Francesco, si arresta dal mezzo angolo e realizza da 2. 65-53 e Reali che serve Carriso, c'era un inizio a zona ma ora si sono riaccoppiati i ragazzi di Nardone con Reali che apre in angolo per Diani che si alza per la tripla che non va, ma Saletti strappa il rimbalzo ma poi Losi gli strappa la palla dalle mani, apertura in angolo per Sodero che sbaglia da 3, si lotta al rimbalzo e l'arbitro vede un intervento falloso del numero 19 Manuel Carriso, rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite. 65-53, è ancora tutta da giocare questa partita. Sodero opposto a Carriso, apre sul Lombardo, la palla arriva a Losi, Losi che cerca Terrasi che va a spalle a Canesso su Diani. C'era una violazione di passi non chiamata ma Terrasi sbaglia e poi Diani insieme a Saletti a pulire rimbalzo, Reali si prende la tripla e la mette finalmente Marco Reali da 3, più 15 Virtus Airfire, era 0 su 6 il nostro play, ora magata di Carriso che recupera la palla su Sodero, la offre a Reali che apre su Diani, Diani torna su Carriso, Carriso è in questo momento il play occulto della Virtus, scarica in angolo, la palla circola molto velocemente, ecco che in violazione di passi. Vediamo, c'è un qualche movimento a bordo campo, è successo qualcosa sugli spalti, probabilmente vediamo Guarino che sta tornando verso il campo, probabilmente un piccolo incidente a qualche spettatore, gli arbitri hanno fermato il gioco, vediamo, noi siamo lontani dalla nostra postazione, non riusciamo a capire, però tutto a posto, si può riprendere a giocare. 8:32 sul cronometro, più 15 Virtus Airfire e Paparella che si incarica di superare la metà campo. Paparella opposto sempre a Manuel Carriso, esce Lombardo dai blocchi che supera Di Francesco che però recupera bene, la palla arriva a Malagoli opposto a Saletti, Saletti difende bene, lo costringe ad arretrare ma l'arbitro poi vede un movimento con il braccio di Stefano Saletti
e chiama il fallo. Fallo di Stefano Saletti, cambio, esce Leonardo Di Francesco, torna in campo Antonio De Fabritis. In lunetta il numero 7 Riccardo Malagoli con due tiri liberi, il primo libero è a segno. Completato il viaggio in lunetta dal 2 su 2 e la Virtus ora a cucire con 13 punti di vantaggio questa azione d'attacco. De Fabritis che chiama il gioco opposto a Losi, si aspetta l'uscita di Marco Reali che riceve, ecco che Reali aspetta, viene trattenuto Carriso ma per l'arbitro è tutto a posto, Carriso passa, riapre su Reali che si alza da lontanissimo, ma adesso è caldo Marco Reali e va a mettere ancora una tripla del più 16 Virtus Hellfire. Più 16 in questo momento con 7.43 da giocare, la Virtus ora sta difendendo bene, meglio rispetto all'inizio, ma molto bene anche il Cefalù nell'azione d'attacco, ma il tiro di Paparella è corto, Dianni ha preso il rimbalzo, lo offre a Carriso, la palla arriva a Dianni che la riapre su Marco Reali, la palla arriva a Saletti che va un bel movimento e poi va a realizzare da sotto Stefano Saletti, più 18, la Virtus sta prendendo il largo e recupera anche la palla con Antonio De Fabritis, cambio chiamato da coach Nardone, torna in campo Mollura, esce con il numero 14 Lombardo, la Virtus sta ora aggredendo di più in difesa e Marco Reali a superare la metà campo, la palla arriva a Dianni con Carriso che viene trattenuto da Mollurane all'uscita dei blocchi, vediamo un Francesco Guarino abbastanza in apprensione perché pensiamo che sia uno dei suoi figli che abbia subito un piccolo infortunio in tribuna. La palla ora nelle mani di De Fabritis, De Fabritis a Manuel Carriso, Carriso va a spalla a canestro, si alza e va a subire l'ennesimo fallo, va a subire l'ennesimo fallo, è molto bravo Manuel Carriso che si porta a casa due tiri liberi e è il quarto fallo del numero 18 Marco Mollura. L'Hellfire ha 18 punti di vantaggio a 6.50 dal termine, ecco che Manuel Carriso va in lunetta, il primo tiro libero è a segno, due su due per Manuel Carriso, più 20. Hellfire sta prendendo il largo in questa partita dopo aver sofferto tantissimo nelle battute iniziali, ora Mollura va a prendersi due punti dalla riga di fondo, bel canestro del numero 18 ospite e Marco Reali a chiamare il gioco con Francesco Guarino sul cubo del cambio. Reali supera la metà campo, l'intervento da dietro che gli aveva quasi scippato la palla ma Dianni l'ha recuperata e la palla ancora su Reali, il possesso è stato riazzerato, quindi azione piena per la Virtus, del pick and roll centrale con Saletti, la palla Reali che serve Saletti, non riesce a controllare subito, poi si avventura in una conclusione problematica il giovane lungo virtusino e dall'altra parte assist di Losi, bel canestro di Paparella, 75-59, 5.50 da giocare, non è ancora finita, la Virtus non deve alzare le mani dal manubrio, la palla va in angolo per De Fabritis che si alza, ancora sputata la conclusione da tre del nostro numero 8, Mollura già dall'altra parte, Paparella, Carriso blocca la transizione offensiva, la palla arriva sotto e c'è un bel canestro di Terrasi e Coccio Riglio che blocca tutto con un time out, 75-61, più 14 a 5.27 dalla conclusione, a risentirci dopo la pausa.
Riprendiamo dalla cabina di commento. Allungato la difesa la squadra di coach Nardone, c'è un fallo di Paparella su De Fabritis, è tornato in campo nel frattempo Francesco Guarino al posto di Marco Reali. Eccolo Guarino che supera la metà campo con 14 punti di vantaggio e 5 minuti da giocare. Di Anni a De Fabritis, De Fabritis che va in posizione per Ciccio Guarino, Guarino opposto all'Osidi, lo batte in partenza, prende la riga di fondo, riapre Carriso pronto per De Fabritis che va in penetrazione, problematica la conclusione, si chiude bene la difesa ospite che va in contropiede con Mollura a realizzare meno 12. Barcellona sta producendo lo sforzo per cercare di riaprire questa partita, è ancora lunga, 4:43, Guarino per De Fabritis che si alza dall'arco da solo e piazza la tripla, Antonio De Fabritis che riporta 15 le lunghezze, ma ancora Terrasi a lottare, Di Anni lo stoppa, l'arbitro chiama, vediamo cosa è successo, l'arbitro ha chiamato una violazione di passi, molto giusta la chiamata dell'arbitro da metà campo, violazione di passi fischiata al numero 32 Terrasi, doppio cambio per coach Origlio, esce Saletti e Manuel Carriso, tornano in campo Martino e Bisconti. Ecco che Guarino a chiamare il gioco, sempre opposto all'Osi, Guarino supera la metà campo, gioca il piccherò centrale, prende la prenotazione, cioccolatino per Bisconti che però sbaglia una facile conclusione da sotto e dall'altra parte con un tiro in transizione cerca di riaprire tutto l'Osi, il tiro non va, Bisconti prende il rimbalzo, offre ancora a Guarino, Guarino che supera la metà campo, aveva dato un grande assist a Bisconti, ancora Guarino che apre l'angolo per De Fabritis che si alza ancora dall'arco, il tiro non va, Guarino però è il più lesto a recuperare il rimbalzo, scambia con Di Anni, ancora 10 secondi per l'azione d'attacco virtussina, Guarino supera Malagoli, scarica Bisconti che ha preso posizione, Bisconti ancora, Bisconti aveva subito chiaramente un fallo non fischiato, sbaglia Bisconti ma sbaglia anche la riapertura, la squadra ospite, Di Anni perde palla, momento convulso e fallo di Guarino che va a fermare il contropiede di Terrasi, c'è stato un momento della partita un po' così, qualche errore di troppo. C'è coach Origlio che è imbestialito per la chiamata in precedenza non fischiata su Bisconti, c'era apparso clamoroso il fallo subito dal nostro centro e non lo diciamo perché siamo di parte, ma tant'è, c'è Torresi in lunetta che sbaglia, Terrasi in lunetta sbaglia il primo tiro libero, abbiamo vissuto due momenti di basket molto brutto con molti errori da ambo le parti, ora Bisconti che strappa il rimbalzo, consegna su Guarino, la panchina virtussina è un po' infastidita perché qualche fallo di troppo non viene fischiato, bel intervento difensivo di Losi che anticipa Bisconti che era stato servito da Martino, ora Malagoli che si gira dal mezzo angolo e realizza due punti, 78-65, 2:53 al termine, la Virtus deve stringere i denti ancora per 2:45 se vuole rimanere imbattuta in questo campionato. Ciccio Guarino che mette la palla a terra, va in zingarata, bellissimo slalom di Guarino che è andato a prendersi un fallo, mette in bonus la squadra ospite, il fallo è di Malagoli, è il suo terzo personale. Guarino era sgusciato via con la sua classico movimento in palleggio ed ora ecco che va a prendersi la rimessa in zona d'attacco, solito movimento sulla riga del tiro libero, esce Martino che finta il tiro e poi l'arbitro va a fischiare un fallo in attacco ad Andrea Martino che ci lascia alquanto perplessi.
questa chiamata, bonus per entrambe le squadre e bisogna tornare a difendere forte. Losi è invece... Losi, serve un taglio backdoor di Paparella che sbaglia da sotto, il rimbalzo è catturato dalla Virtus con Guarino che si arresta sul tiro libero, sbaglia, recupera il rimbalzo, serve una palla a Bisconti, la palla dentro fuori, Martino, Bisconti che va in penetrazione, riapre su Martino in angolo, si alza con la tripla che non va e il rimbalzo viene catturato da Losi che spinge la transizione, apre su Paparella, ribaltamento su Mollura che finge il tiro da tre, va sotto, sbaglia clamorosamente Mollura, Bisconti cancella tutto, 1,50 da giocare, più 13. Il pubblico comincia a vedere lo striscione del traguardo, Martino finge il tiro, riapre su Guarino che è in angolo, 8 secondi per il tiro, pick and roll centrale con Bisconti, bellissimo intervento di Losima, di Gianni ancora più pronto a recuperare, la palla ancora per la Virtus, Guarino mette palla a terra, va in penetrazione, scarica su Bisconti, Bisconti a spalle al canestro, si gira, prende la riga di fondo, viene raddoppiato, triplicato, grandissimo movimento di Luca Bisconti, grandissimo movimento di Luca Bisconti che manda letteralmente al bar tre difensori e va a realizzare Malagoli dall'altra parte, tira la palla a rimbalzo di Terrasi, canestro e fallo di Alfonso Di Anni. Ce ne sarà per tre per la compagine ospite. Ecco Terrasi che si accinge a trasformare questo tentativo dalla lunetta che va 80-68, più 12, allunga la difesa coach Nardone nel tentativo di recuperare la palla, funziona la trappola perché Martino perde palla, viene recuperata, Losi riapre per Paparella che tira da tre subito ma il tiro non va, De Fabritis che recupera palla, va a prendersi il fallo di Terrasi ed andrà in lunetta Antonio De Fabritis con due tiri liberi che potrebbero chiudere definitivamente il match. Coach Origlio intanto rimette in campo Marco Reali al posto di Andrea Martino, quindi va con il doppio play in campo con Antonio De Fabritis in lunetta, più 12 per la squadra di coach Origlio che sta per chiudere questo inizio di campionato con il tris di vittorie. De Fabritis realizza più 13. Ancora Antonio De Fabritis in lunetta, 2 su 2 più 14 e l'arbitro va a punire una spinta di Alfonso Di Anni su Malagoli sul secondo tiro libero, una spinta che regala due tiri liberi alla compagine ospite, quindi si cambia campo, cronometro che non si muove e Malagoli in lunetta con due tiri liberi che possono riavvicinare la squadra ospite, ma il primo è cortissimo. Il secondo è a segno di Anni che apre su De Fabritis. De Fabritis supera la metà campo servendo Reali, Reali a Bisconti che va in reverse, ma l'intervento di Malagoli cancella tutto, c'è la rimessa da fondo campo per l'Air Fire Virtus Valmontone, 17 secondi per andare al tiro. Ecco che è Di Anni che prende palla, la offre a De Fabritis. De Fabritis opposto a Paparella. Arriva Bisconti per il pick and roll centrale, De Fabritis gioca con Bisconti, poi ritorna sui suoi passi, ancora De Fabritis che penetra e va a prendersi il fallo del numero 6 Paparella, fallo del numero 6 Paparella, quinto fallo.
c'è stato il quinto fallo di Paparella, ma c'è stato anche un gesto di protesta plateale di Mollura che gli arbitri però, usando il buonsenso, hanno perdonato. De Fabritis ancora in lunetta a realizzare 83-69 più 14. E più 15, 28 secondi alla fine, possiamo dirlo, la Virtus Raphael resta al comando della classifica da imbattuta. Rianni ora strappa il rimbalzo, offre a Marco Reali, Coccio Riglio vuole un tiro, Guarino va a superare la metà campo, ma possiamo dirlo, la Virtus Raphael ha portato a casa meritatamente questo successo dopo un inizio abbastanza sofferto, ha riuscito a prendere le redini della partita. Ora Bisconti non riesce a realizzare l'ultimo canestro, ma finisce qui a Valmontone la Virtus Raphael, ha battuto per 84-69 la Zannella Basket Cefalù e resta al comando della classifica di questo girone C con 6 punti frutto di 3 vittorie. Vediamo se riusciamo a darvi in tempo reale i parziali finali di questa partita. Vediamo che la squadra di Coccio Riglio va a radunarsi al centro del campo per salutare il pubblico. Ecco che i ragazzi tutti stretti a centrocampo e siamo pronti per darvi i parziali di fine partita. La Virtus ha vinto per 84-69 con 17 punti di Luca Bisconti, 8 di Marco Reali, 18 di Antonio De Fabritis, 14 di Ciccio Guarino, 14 di Andrea Martino, 3 di Stefano Saletti, 3 di Alfonso Dianni e 7 di Manuel Carriso. Per gli ospiti abbiamo 7 punti di Terrasi, 19 di Mollura, ne abbiamo 6 di Lombardo, 4 di Losi, 5 di Sodero, 5 di Malagoli, 14 di Paparella e 9 di Biordi. Da Valmontone è tutto, la Virtus Raphael ha battuto per 84-69 lo Zannella Basket Cefalù. Alle prossime trasmissioni.